Klatsfeld è un signore di 78 anni, dall'aria mite. Suo padre, ebreo rumeno, fu ucciso ad Auschwitz. Klatsfeld è anche uno degli ultimi cacciatori di nazisti. Lo abbiamo incontrato a Parigi perché ha appena scritto un libro in cui racconta 40 anni passati a rincorrere criminali con la moglie Beate, tedesca e luterana. Hanno ritrovato e portato in tribunale il boia di Lione Klaus Barbie o l'SS Kurt Lischka, ma oggi, polemicamente, Klarsfeld dice la caccia ai nazisti è stata un mito, alimentato da libri e da film. Perché? Perché, dice lui, tanto le forze alleate quanto Israele non hanno fatto abbastanza per riacciuffare i criminali rimasti per la maggior parte in Germania. Avrebbe prevalso la Realpolitik. Ma con lui abbiamo parlato anche di negazionismo, del caso Priebke e degli aguzzini che ancora restano da processare o catturare. Sono tutti vegliardi ultra novantenni. È il caso di portarli davanti a un tribunale? Sì, ma occhio ai processi spettacolo, avverte Klarsfeld. Buona lettura.